prima di concludere la sua vacanza in Italia, Elisabetta Canalis ha fatto tappa, con il marito Brian Perry e il suo pancione di quasi 7 mesi, al rifugio I Fratelli Minori di Olbia, che ospita cani e gatti abbandonati e con il quale entrò in contatto dopo l'alluvione, che colpì la sua Sardegna nel 2013. Lei, che qualche anno fa ha prestato la sua immagine come testimonial per uno spot PETA proprio contro l'abbandono dei cani in macchina, è stata sempre molto sensibile alle tematiche animaliste e dell'esperienza condivisa con il marito dice, esistono tante forme d'amore, quella per gli animali è una delle più nobili. Sono andata a visitare il canile con Brian perché dopo tanto tempo, che eravamo in contatto con i responsabili della struttura per concordare interventi di sostegno, volevamo guardare di persona il loro impegno e far sentire la nostra vicinanza. Posso dire che è stata un'esperienza bellissima e anche toccante, è triste constatare che ci sono un sacco di animali sfortunati, la cui vita sarà in un canile o in mezzo alla strada, ed è inevitabile il paragone con i miei cani e con altri animali più fortunati, che hanno una casa. Ecco, questo ti fa sentire molto male, ma ti spinge ancora di più ad aiutare questi volontari. I suoi due cani, Piero e Mia, a cui l'ex velina ha anche dedicato un simpatico ed originale profilo Instagram, decisamente più fortunati, viaggiano invece con lei e in galleri, solo qualche giorno fa, erano pronti per l'imbarco verso Los Angeles. Infine, nel servizio a cura di Valerio Palmieri è svelata un'altra piccola ma divertente chicca, si legge, infatti, in una delle didascalie suo marito è così innamorato che dietro le scarpe da tennis ha scritto Loveli, Mgreen.